Un cordiale saluto ai nostri radioascoltatori, ben ritrovati con la nostra rubrica settimanale Ponte Radio, come sempre sulle frequenze di Radio Kolbe e ancora una volta con Roberto e Manola qui in studio. Ciao Roberto! Da Via Sicchirollo numero 74. Adesso va di moda dirlo in radio. Esatto. Sì, perché Thomas ha iniziato con le dirette e la sigla del suo... Thomas ha iniziato a Radio DJ, quindi è abituato a quella radio lì, lo so che non si possono nominare le altre radio. Ormai cosa fatta capo A, dai. Invece facciamo le congratulazioni. Darei subito, per evitare altre gaffe così di giornata, subito il benvenuto ai nostri ospiti. Certo, abbiamo due ospiti, due ne abbiamo e ben in carne ed ossa oggi. Importantissima, al prezzo di uno spero, perché no, diventa un po'... È la seconda gaffe, Roberto. Allora andiamo avanti, dai. Allora. Allora oggi diamo il benvenuto. Diamo il benvenuto a Corrado Antani e Ettore Mascetti. Benvenuti ragazzi. Benvenuti. Ciao a tutti. Benvenuti. È un vero piacere essere qui con voi. Che io so, erano emozionati l'idea di arrivare in radio, perché questa cosa è dall'anno scorso che vogliamo farla. È causa Covid. Ancora quando loro erano venuti in radio, anzi erano stati telefonati in radio con l'altro romanzo. Pensa, arrivano con il secondo romanzo. Hanno fatto in tempo a scrivere l'altro. Ma è perché sono velocissimi. Sono molto veloci. Infatti io penso siano già pronti per il terzo, ma adesso ripartiamo tutto dall'inizio. Allora oggi sono qui con noi, presentiamo, dopo che ormai l'hanno già un po' presentato in giro, sì. Ormai stanno facendo un sacco di presentazioni, come hanno fatto anche con l'altro, che poi mi ricorderete, ma secondo me l'avete finite le ultime presentazioni dell'Eredità del Male, sì. Quindi oggi ci portano questo meraviglioso noir sempre ambientato a Rovigo, quella cosa pericolosa chiamata Amore, edito da Golem.edizioni. So che a maggio insomma siete stati al Salone del Libro di Torino come l'anno scorso. Andiamo subito, com'è stato tornare sul luogo del delitto e quali sono le emozioni che vi siete portati a casa? È stato bellissimo, perché a parte l'affluenza, che è stata un'edizione da record, perché sono arrivati a 215.000 presenze, ma poi anche noi siamo arrivati con altra consapevolezza, che non eravamo più degli emergenti e anche il pubblico ci vedeva in una maniera diversa rispetto all'anno scorso. Eravamo più sereni, più tranquilli, forti, ecco, della nostra esperienza passata. Sì, comunque aggiungo qualcosa anch'io. Dal punto di vista emotivo è stato molto coinvolgente come esperienza, perché ci siamo trovati a presentare, siamo andati a premiazioni, abbiamo avuto interviste, abbiamo fatto un sacco di incontri anche con autori famosi, quindi io ammetto non mi sono ancora ripreso, ecco, dal Salone del Libro. bello, penso che sia veramente una emozione straordinaria, insomma, anche perché credo sia poi un punto di incontro con altri autori, quindi con persone che hanno, certo, la vostra stessa passione, no? E la possibilità, c'è una grande di... contaminazione di idee, di logiche, alla fine si torna a casa molto più arricchito. Sono sicuramente esperienze rigeneranti, no? Come si suol dire. Ecco, il titolo del libro, quella cosa pericolosa chiamata Amore, quale ruolo ha avuto l'amore nel racconto? Beh, al di là dell'ossimoro che c'è nel titolo, proprio il fatto che strida amore e pericolo porta ogni personaggio del libro, in nome dell'amore, a fare delle azioni più o meno sbagliate, nel senso che ci può essere anche l'amore, quello insano, che porta anche ad atti di violenza. Aggiungo a tal proposito, c'è un personaggio del nostro romanzo verso la fine che paragona l'amore a una medicina e dice che se vengono sbagliate le dosi diventa come un veleno, e quindi proprio l'amore sbagliato, come diceva il mio socio, può diventare veramente l'artefice anche di situazioni che possono diventare anche criminali. È interessante questa cosa, questa similitudine, questo accostamento tra medicina e veleno, no? E fra l'altro drug era il nome, no? È il nome in inglese proprio delle medicine, quindi questo fa pensare anche a qualcosa di pericoloso. Ogni tanto mi sconvolgi con i tuoi aneddoti sull'inglese, perché la settimana scorsa avevamo Andrea Naglio che era fluentissimo. Ogni tanto mi viene qualche parola in inglese. Mi sconvolgi. Allora, partirei subito con la lettura della quarta di copertina, perché da lì si capisce che cosa succede, il libro come parte, perché parte da un fatto storico che ha scosso Rovigo in quegli anni, e quindi insomma inizia così. L'esplosione fu tremenda, i muri dei palazzi tremarono per l'onda d'urto e subito dopo il rumore dei vetri rotti che cadevano a terra con la forza di una grandinata.
Tutte le finestre del circondario andarono in frantumi nello stesso momento. Una serie di allarmi cominciò a suonare all'impazzata. In una frazione di secondo la realtà attorno a loro era completamente mutata. Forse non era neanche più corretto definirla realtà, ma l'eco confuso di un'allucinazione. Via Mazzini era completamente buia, avvolta da un fumo nero e denso che sembrava averla inghiottita. Non c'erano più case, auto, persone. Il tempo si era fermato, ovattato nel ronzio dei timpani scossi dall'esplosione. L'odore acre dell'esplosivo avvolgeva ogni cosa e l'aria nera si infilava nelle narici, strisciando come un rettile nella trachea, bruciando i polmoni con la sua puzza di morte. E si inizia quindi con questo fatto storico che a Rovigo conosciamo benissimo, il 3 gennaio 1982, dove un comando di prima linea fa evadere 4 terroriste. Come vi siete documentati, perché si parla di storia? I libri che storici riguardo a questo fatto terroristico sono 4 o 5, in particolare quello del giudice Curtarello. C'è un libro storico scritto da Caterina Zanirato e Leonardo Raito, e l'ultimo anche da Nati di Piombo di Alberto Garbellini. Abbiamo trovato molte conferme di cose che avevamo già scritto sul libro. Anche Sergio Seggio, il comandante sirio di prima linea, ha scritto un libro che si chiama Miccia Corta. E bisogna stare attenti quando si leggono quei libri, perché soprattutto quello di Seggio tende un po' a creare anche fascinazione e anche romanticismo, perché dietro il suo atto, seppur terroristico, è stato un gesto d'amore per liberare la fidanzata. Certo. Però ecco, accanto a questo noi abbiamo anche cercato di farci un po' un'idea su quello che era il terrorismo in generale, e ci ha aiutato moltissimo, devo dire, ritrovare su Rai Play quelli che erano i vecchi spezzoni della Notte della Repubblica di Sergio Zavoli. Praticamente questa è un'opera monumentale dove si esamina il terrorismo di destra e di sinistra in tutte le sue sfaccettature, e lui intervista praticamente tutti gli interpreti del terrorismo, e lì ci siamo fatti veramente un'idea di che cosa fosse prima linea, di cosa fossero le Brigate Rosse, ma anche il terrorismo nero, perché noi lo esaminiamo proprio a 360 gradi, perché da lì poi una delle nostre idee è anche quella di dimostrare come un giovane di quegli anni arrivasse a fare delle scelte politiche estreme e in alcuni casi a ricorrere anche alla violenza, come nei protagonisti, ecco, di questo romanzo. Aggiungo, è una cosa ormai impossibile che queste generazioni possano politicizzarsi già a 15 anni con la prima superiore, ma al tempo era facile trovare uno schieramento a destra o a sinistra, e la scelta di lotta armata, soprattutto nelle grandi città, era molto probabile. Ecco, io ricordo invece un film con Riccardo Scamarcio, La prima linea, giusto? Non so se l'avete visto, anche quello racconta proprio di questa evasione. Sì, però ecco, una cosa che abbiamo notato noi su quel film lì, a parte che Rovigo non viene mostrata neanche per sbaglio. Non si vede tanto, vero? Il carcere di cui si parla è il carcere delle Vallette di Torino, e la storia è tutta basata su questa storia d'amore, che in realtà è stata forse l'artefice che l'ha portato a fare questa azione, ma era molto più importante anche far vedere le conseguenze di tutto quello che ne è scaturito. Sì, perché poi quegli anni li abbiamo vissuti, no? Ma anche la gravità, perché alla fine il carcere rappresenta un simbolo dello Stato, dunque è stato un attacco a un'istituzione dello Stato, non era una bomba in una piazza. Ma è stato un fatto gravissimo, anche se pur a fine anni di piombo e in una cittadina di provincia come Rovigo, ma la gravità resta. Mi ricordo che poi, come ricordato in una lapide in via Mure Soccorso, se non sbaglio, è deceduto un nostro concittadino, Angelo Furlan. Bravissimo, eccolo qua, che il Giannese anticipa l'apertura del libro. Vabbè. È vero, no, hai fatto bene, è vero. Non è l'unica vittima, perché ha avuto un attacco di infarto anche un altro signore che si chiamava Renato Alfonso ed è morto alcuni giorni dopo. E noi lo chiamiamo la vittima dimenticata, perché quando si parla di questi fatti in qualche modo si ricorda sempre il signor Furlan, anche se in più occasioni si è cercato di intitolargli una via e non si è mai riusciti. Ma c'è anche un'altra vittima, che è questo signore dimenticato, infatti noi gli dedichiamo il libro a entrambi, ecco. Ok, bene. Allora iniziamo con la storia, quindi inizia dal carcere di Rovigo, quindi 3 gennaio 1982, col comando di prima linea che fa evadere le 4 pericolose terroriste. 10 anni dopo però cosa succede? Nei gorghi di Trecenta due studenti ritrovano un barile
con un cadavere all'interno. Ai giorni nostri, perché tre sono i punti temporali, Marco Pavan torna, il nostro investigatore privato, diviso tra problemi familiari, perché lui è sempre intrigato su queste cose, torna l'ex moglie, la figlia Martina, insomma ce l'ha sempre lì con lui, si trova ad indagare su un misterioso passato di un collega con il quale ha un debito morale. Ad aiutarlo sarà sempre Manfronna, il poliziotto suo amico, e Caterina, questa abile hacker dalla doppia vita, e queste tre storie apparentemente lontane e slegate tra loro si avvilupperanno tra di loro e creeranno questo noir incisivo e temerario che attraversa appunto gli anni di piombo, con personaggi potenti, indimenticabili, legati a un filo doppio sulla vera storia d'Italia, quella appunto che non si insegna nelle scuole. Ecco, scavando e riportando alla luce segreti dimenticati, Pavan dovrà fare i conti con l'odio antico e implacabile di un nuovo antagonista, il vasaio. In un finale pirotecnico, pieno di colpi di scena, ancora una volta l'investigatore dovrà mettersi in gioco per tutta la sua vita, metterla in gioco, certo. Di nuovo ancora si troverà a dover combattere con qualcuno che vorrà minerà la sua vita. Ecco, parliamo dei personaggi, no? I personaggi ce ne sono di nuovi, ecco, di vecchi in questo libro? Sì, i tre protagonisti, Caterina, Marco Pavan e Luciano Manfron, ci saranno ancora anche nel secondo, mentre gli altri personaggi, soprattutto gli avversari, i nemici, i malvagi, saranno nuovi e più agguerriti. E più cattivi, direi. Ce ne sono dei personaggi a cui siete più affezionati magari di altri? Ma allora, io più ai malvagi e ai cattivi, ma non per una malvagità mia personale, non solo si perché direbbe, eh? No, solo perché mi appassionano, perché alla fine sono loro che rompono gli equilibri e fanno decollare la storia. Se okay. Vuoi aggiungere, no, i tuoi. Io vorrei aggiungere adesso, noi abbiamo uno stile di scrittura che porta praticamente a una narrazione corale delle vicende. Tutti questi protagonisti non si esauriscono in poche pagine, ma continuano praticamente per tutta la storia. Come abbiamo detto, partono da epoche storiche diverse, ma poi si ritrovano tutti nella contemporaneità. Io tra i personaggi che abbiamo creato sono molto legato al colonnello Galeazzi, che è un colonnello dei servizi che ha un carattere molto particolare. Per lui estirpare il terrorismo o estirpare le erbacce del suo campo è un po' la stessa cosa. Ma poi mi piacciono anche dei personaggi secondari. È una forma d'amore anche quella. Certo. Per esempio, un personaggio che ho creato io è una signora che si aggira per la questura di Rovigo con un impermeabile giallo e una boccia con un pesce sotto il braccio, che si chiama Dorotea, che per me è veramente un personaggio ben riuscito, che vedo già che ai lettori piace molto. Ecco, questo è un personaggio secondario che a me piace molto. In realtà Dorotea creerà un momento di tanto molto divertente, perché è molto divertente come personaggio, e darà un po' uno stacco nella storia, perché non si riesce a capire se questo episodio si inserisca all'interno dei tre momenti già temporali, perché sì. Dobbiamo ricordare che Marco Pavan sta investigando per un tentato suicidio, certo, di un ragazzo di Badia. Sì. Nel frattempo c'è l'arco temporale del 3 gennaio 1982, quindi si torna, certo, all'esplosione. Poi si va avanti di 10 anni e si parla appunto dei gorghi, e sì, del gorgo della sposa di 300, e c'è questo passaggio di Dorotea che fa molto sorridere. Infatti a noi serviva anche un personaggio di questo tipo, perché le storie che raccontiamo hanno una loro pesantezza di fondo, no? Certo. Perché stiamo parlando di argomenti non certo leggeri, però ecco, una delle nostre caratteristiche è anche quella di mettere molta ironia all'interno dei libri. Anche all'interno del primo avevamo proprio dei personaggi che avevamo creato proprio anche con questa idea. Anche i personaggi negativi, come avevamo il Graspa nel primo libro, avevano degli aspetti grotteschi che facevano anche sorridere. Bisognava dare un po' di leggerezza, perché le tre storie sono tutte forti e pesanti, anche crude, dunque Dorotea serve dare un po' di equilibrio, ed è stata molto importante anche per la trasformazione di Luciano Manfron, perché perché Manfron lui si trasforma, che alla fine finisce per far scaturire altre situazioni, è il rapporto che nasce da Dorotea che poi porterà a questa evoluzione. Quindi, come dicevo prima,
sembrano a volte slegati, ma tutti finiscono per avere un loro ruolo intrecciato nella storia. Però volevo chiederti, per i nuovi personaggi è più fantasia, su Dorotea magari sì, ma fantasia realtà, c'è qualche personaggio del libro che vi ricorda qualcuno nella vita reale? Allora, i personaggi soprattutto sono tutti inventati, però i personaggi che ruotano attorno alla storia del terrorismo si potrebbero associare a qualche personaggio esistito. Okay. Anche se uno volesse fare delle ricerche anche a livello locale potrebbe associarlo a qualcuno. Però alla fine sono tutti inventati e funzionali alla trama. Aggiungo qualcosa, in realtà ci sono tre personaggi all'interno della narrazione che sono facilmente riconoscibili come personaggi reali. Okay. Perché l'abbiamo voluto fare in questo modo, perché proprio tornando al discorso che dicevo prima delle fascinazioni di questi ragazzi nei confronti di determinate ideologie, noi sosteniamo che sono stati anche agevolati da alcune figure. Okay. E ci sembrava giusto, ecco, rappresentarli nella realtà. Poi per quanto riguarda i personaggi, sì, molti sono di fantasia, ma in questo caso, per esempio, mi viene in mente Massimo Ferrari, io l'ho immaginato tale quale un mio amico con le stesse caratteristiche, quindi mi è venuto quasi semplice quando andarlo a creare in questo modo, insomma. Quindi c'è sempre qualche fascinazione. Beh, una cosa simpatica, sì. Il fratello Fabrizio Ferrari, esatto, che insegna ai ragazzi extracomunitari italiano, sì. Il nostro editor si è sentito molto empatico con lui, perché lui fa la stessa cosa nelle lezioni serali. Dunque, si è rivisto in Fabrizio Ferrari. E invece io ti faccio una domandona, perché non riuscivo, finché leggevo il libro vedevo questo nuovo personaggio che avete inserito, che è Nando, che so che Nicola, insomma, non è che lo sopporta tanto per motivi, insomma, che adesso ci racconta, però mi faceva strano perché era veramente un personaggio particolare che non riuscivo a capire se aiutasse o se non aiutasse nello svolgimento. È molto ambiguo e io continuo a non fidarmi di Nando. Allora, dillo perché allora, a lui piace, è simpatico, ha due figli maschi, io avendo una ragazza e sono molto geloso di mia figlia, la mia principessa, e vedo sempre prima o dopo mi capiterà un Nando nella vita, perché Nando, bisogna dirlo, accettarlo. È il fidanzato nuovo di Martina, no? della figlia, certo, di Pavan, e Pavan si trova a che fare con questo, ecco, che ci si trova in casa, ecco. Prima o dopo avrò anch'io un Nando e dovrò accettarlo. La cosa divertente, esatto, è che quando gli facevo leggere le parti che avevo scritto io su Nando, gli dicevo: beh, come sono? E lui: lo odio. Mi ha detto: vuol dire che funziona. Ecco, perché voi dopo dovete sempre andare in sintonia, no? Quando vi trovate sempre assieme per scrivere il libro, com'è che funziona? Perché insomma, uno è un autore, si mette lì quando ha voglia, quando gli viene in mente qualcosa. Beh, tanto non dormono più da 2 anni, bisogna dire questa cosa. Di notte. Quattro anni che non dormono. Mamma mia, ragazzi. Perché scrivono di notte? No, diciamo che la cosa più importante è avere intanto il senso del gioco, il senso ludico, ci fa sentire quindicenni, e poi, ecco, non essere soprattutto gelosi del proprio lavoro, nel senso che io posso bocciare le sue parti, lui boccia le mie, ma alla fine c'è sempre la volontà di portare una miglioria al capitolo. E dunque, okay, sì, c'è una condivisione, c'è arrivate a un compromesso, insomma. E poi una cosa bella è che noi riscriviamo il contributo dell'altro, cioè lui mi dà le sue parti, io ci riscrivo sopra e gliele ridò, lui riscrive sopra le mie. Infatti una cosa particolare del nostro stile è che non si capisce chi abbia scritto cosa, perché è talmente mescolato ora della fine che sembra uno stile terzo rispetto ai nostri individuali. Nel caso del primo, dell'Eredità del Male, ci sono stati 7 editing, 2 correzioni bozze e varie sovrascritture nostre, e dunque gli stili si sono appiattiti in maniera positiva e non si notano, ecco. No, non si notano. Ecco, il 4, sì, c'è una data. Sì, c'è un'altra data importante, sì, che tocca, insomma, il terzo momento temporale, che è il 4 luglio 1992, quando a Trecenta, nel Gorgo della Sposa, due ragazzi giovani stanno facendo una sorta di esperimento per la scuola, stanno scandagliando il fondo, sì, del Gorgo della Sposa, e trovano una cosa. Da lì partirà un'altra particolare, un filone, perché poi queste tre cose partono in contemporanea, e poi ci racconterete anche dei capitoli. Questa volta, certo, li avete fatti talmente corti e talmente veloci che ecco, tutta una scena. Però torniamo indietro sul Gorgo della Sposa. Succede un patatrac, si scopre un barile, viene alla luce un barile, e da lì parte un altro
un altro momento della, del libro. Esatto. Io ci tenevo molto questa storia qui perché Pietro Corrado, scusa, voleva iniziare praticamente. Beh, mi piace che ti confondi anche tu, perché mi confondo anch'io qualche volta. Sì. Ma questa è quindi però la stessa storia che si collega comunque. Certo. Sono tre storie che si avviluppano, alla fine troveranno tutti uno stesso orizzonte. Avevamo due storie praticamente, e questo è sempre il significato della nostra amicizia e collaborazione. Scriviamo la storia sul terrorismo, scriviamo di un potenziale serial killer che custodisce dei cadaveri su dei barili, alla fine senza fare delle forzature siamo riusciti a farli integrare tra loro le due storie e ottimizzarle il più possibile. La terza, riguardante i problemi diciamo personali di Pavan, è il nostro marchio di fabbrica, perché in stile diciamo nordico scandinavo vogliamo sempre che il protagonista non sia un supereroe all'americana, ma abbia sempre i suoi problemi o di salute o familiari che lo costeggiano in maniera parallela all'indagine. In questo libro ne ha parecchi, è tutta una, c'è sta creatura. Sì, perché non lo ricordiamo mai, ma c'è anche suo padre che entra nelle vicende, che è un personaggio clamoroso. Ecco. Sì, ha un'ironia. Io il padre di Pavan e Galeazzi li adoro. Sì, a me piace tantissimo. Vi raccontiamo un aneddoto. Vai. Che non abbiamo ancora detto fino adesso. Praticamente il padre di Pavan è molto simile ai nostri di padre. Sì. È un misto tra i vostri due. Sì. I nostri padri si conoscono, sono anche molto amici anche loro. E hanno delle caratteristiche molto simili. Sono molto risoluti. Se devono risolvere una cosa, va fatta subito. Vedi. Ma loro si sono riconosciuti in questo possibile? Non l'hanno ancora letto. Il primo l'hanno letto, il secondo no. Il primo immagino l'hanno letto, poi si sono trovati al bar e l'hanno commentato. No? Ma è stato scritto, ma secondo me sta roba qua ha scritto Toffiolo. No. Questa è una cosa che ho detto a mio figlio 20 anni fa. Sì, scopro sì, mio padre aneddoto. Nelle critiche non fa prigionieri, dunque è spietato. L'ultima cosa vai. Sul gorgo della sposa, sì, visto che l'abbiamo citato, ecco, la nostra volontà era che dopo il primo romanzo, che era ambientato esclusivamente a Rovigo, che nel secondo fosse protagonista anche l'Alto Polesine, quindi c'è Pavan che gira in bicicletta lungo il Po, arriva fino a Castelmassa, poi a 300, anche se non è vero Alto Polesine, andiamo col medio, trova questa cosa, perché la nostra idea era comunque quella di rendere protagonista un po' tutto il nostro territorio polesano. E ti direi una cosa, che finché leggevo, io ho letto il libro e conoscevo il Gorgo della Sposa, presentito dire, anche perché so che hanno fatto dei spettacoli teatrali su questo posto, ma in realtà non l'avevo mai visto, quindi mi ero immaginata una cosa molto non dico crudele, però mi immaginavo una cosa buia. Invece poi ho visto un video, ma neanche 2 giorni fa, sul Gorgo della Sposa. È stupendo! È bellissimo! Facciamo una diretta al Gorgo? Ma si potrebbe fare una diretta al Gorgo? Allora. Oggi ne parlavo con i miei colleghi, no? Ho detto guarda che oggi vengono i ragazzi in radio. Allora ho cominciato a guardare i video, c'è un video stupendo di questo meraviglioso lago, insomma è un lago, insomma, alla fine. È un lago di origine risorgiva che deriva poi dalle piene del Po. Ma noi in Polesine siamo pieni di luoghi meravigliosi e incredibili che non conosciamo. Infatti noi per esempio anche nell'altro libro avevamo parlato della Golena Piarda, che non conosce nessuno, ma se uno la va a vedere con quegli scheletri poi di archeologia industriale è meravigliosa. Ma un po' dappertutto ci sono di queste chicche. E infatti il Gorgo della Sposa, poi anche con la sua leggenda che si porta dietro, per noi era molto affascinante ed era bello, ecco, l'idea di abbinarlo alla storia che avevamo. Certe perle le abbiamo scoperte anche nelle biblioteche civiche dei paesi, come quella di Badia, dove ci sono 2 tombe sepolcrali con gli antenati della regina Elisabetta d'Inghilterra. All'interno della biblioteca di Lendinara, dove c'è il Museo Nazionale di Garibaldi, a Portoviro, che la biblioteca è costruita sopra una duna fossile. Sono state veramente delle belle scoperte. Ecco, avete suddiviso il romanzo in echi, effetti ed esiti, e avete creato capitoli corti ma intensi, già una sceneggiatura praticamente da serie televisiva in qualche modo. Beh, ecco, io amo scrivere in modo diciamo in stile da sceneggiatura, perché è un po' a recuperare quelli che sono i miei trascorsi teatrali. Rispetto al primo libro, che il primo libro si prestava di più a delle parti lunghe perché c'erano molte parti di riflessione, perché il primo libro riguardava poi anche un po' un'analisi della situazione dei manicomi italiani, quindi
ci serviva, ecco, una scrittura che desse più spazio all'intimismo, alla riflessione, alla malinconia. Qui invece, siccome ci sono delle storie, già tre storie, quindi sarebbero difficili da sostenere in lungo, ci servivano delle scene più brevi e concise per arrivare subito al punto. Infatti anche nella prima revisione che abbiamo dato il libro partiva più lentamente, abbiamo deciso proprio di dargli subito un'accelerata perché vogliamo che il lettore si senta subito coinvolto con la storia. Infatti, le prime 50 pagine entri subito, eh? Sì, ci hanno chiesto se ci divertiamo a giocare sui piani temporali. Sì, ci divertiamo, però allo stesso tempo ci preoccupiamo del lettore, certo, perché alla fine il lettore non può salire sul ring e fare 15 round e subire pugni per 15 round, cioè deve essere tutto un po' calibrato per renderlo piacevole. E ha funzionato, perché in realtà parlando, insomma, anche la presentazione che abbiamo fatto al libraccio, le signore dicevano non riusciamo a staccarci, cioè fisicamente tu cominci a leggere e non ti stacchi. Beh, il complimento più bello che abbiamo ricevuto diverse volte è che i lettori dicono a fine libro provo un senso di abbandono, di perdita dei personaggi, so che non li troverò perché ho finito il libro e ho questo senso di abbandono. Per me è un bellissimo complimento. Davvero, davvero, è come capita con i grandi libri, insomma, e con i grandi film. Hanno affinato la tecnica, il secondo libro è già... Sì. Sono belli tutti e due, però questo io l'ho apprezzato di più per questo taglio. C'è stata una crescita, una maturazione. Questo taglio dei capitoli che mi è molto piaciuto, è molto incalzante. Ecco, non so se dopo volete anticiparci qualcosa, ma avete già in programma, visto anche la velocità con cui avete sfornato. Oddio, le famiglie vorrebbero che si mettessero un po' tranquilli, però lo so le nostre che... famiglie però... si devono arrendere. No, alla presentazione al libraccio non ha risposto così comunque. No, ma adesso facciamo i galli perché siamo da soli. Immagino. È anche sincero. Sì, ci stiamo lavorando, abbiamo di già, allora, sì. Di già. Allora, una storia, una storia master ce l'abbiamo, ecco, abbiamo già i primi 2-3 capitoli, non sono i primi 2-3, sono 3 capitoli del libro. Ok. E poi venerdì andremo sul Delta del Po perché una visita al Delta del Po va fatta. Questa si sposta, questa storia, questo terzo libro si sposterà dove? Sul Delta del Po. Sempre in Polesine, sì. Ma sul proprio Delta. Per l'idea che ti dicevo prima di rappresentare un po', sì, tutti i nostri territori. Qui faremo un po' più di fatica perché è un territorio un pochino più lontano da noi, che conosciamo un po' meno, quindi per quello faremo tanti sopra, abbiamo già cominciato a farli in realtà, perché ci vogliamo rendere conto bene degli ambienti che vogliamo raccontare, ecco. Bello, ecco, e intanto per chi non avesse ancora letto questo secondo vostro libro, dove lo può trovare? Ecco, così possiamo dare qualche consiglio. Allora, lo può trovare tranquillamente online, però quello che noi consigliamo sempre ai lettori: utilizzate le librerie fisiche, sfruttate le biblioteche del sistema bibliotecario provinciale di Rovigo, che è molto valido. Rovigo, sì, sì, ogni tanto lo nominiamo anche noi. Anzi, saluto Mattia, se ci sta ascoltando, che è proprio la persona che si occupa del trasporto fisico. Dei libri. Sì, sì, fa veramente un lavoro eccezionale. Non sa quanti ne ha portati a noi, che li chiediamo in giro per tutta la provincia. Aiutiamo l'economia locale. È vero. Ecco, allora, in particolar modo io volevo ringraziare anche due librerie che ci sono state veramente molto vicine, che sono Libraccio, dove abbiamo fatto la prima presentazione, e anche Ubic. Chi comprerà i libri in queste due librerie, Ubic, diciamo, sia quella di Piazza Vittorio che quella in fattoria, troverà poi delle nostre copie autografate. Si sono portati avanti, l'hanno già pubblicato sui social questa cosa. E mi piace molto. Infatti ricordateci anche i vostri contatti Facebook e Instagram, certo, perché so che, insomma, volendo vi si può anche contattare. Ci trovate sui social, sia su Facebook che su Instagram. Sì. Con i vostri nomi d'arte, cioè, in realtà sì e no. Con i nomi d'arte. E anche c'è Slow Thriller, se non ricordo male. E c'è Slow Thriller. Ok. Sì. Però ecco, Corrado Antani e Ettore Mascetti, le pagine Facebook e Instagram ci trovate, e lì mettiamo un po' di informazioni. Dopo noi addirittura alla fine del libro mettiamo anche le nostre email, perché così, se un lettore ha piacere di contattarci, di dirci anche cosa pensa del libro, ben volentieri. Tra l'altro abbiamo avuto tantissimi scambi con lettori che ci hanno scritto. Io l'altro giorno sono stato a Libraccio anche da un lettore che mi aveva contattato, abbiamo parlato 10 minuti, che era informatissimo poi sulla storia locale, ed è molto bello. Si fanno ci sono anche lettori che ti scrivono: no, io il finale lo volevo così. No, questo no, veramente incredibile. Ce lo dico
praticamente della gente in gamba. Te lo dicono in maniera simpatica. Sì, 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 però. Però noi appositamente, per differenziarci dai finali cliché, abbiamo messo un punto di rottura e cambiato il finale. Anche perché è sempre un noir, non dimentichiamo. Alla Quentin, quindi, Tarantino, insomma, sconvolge. Diciamo, nei noir tutto. Che ci sia proprio il lieto fine che sistema tutte le cose è difficile. Quindi, anche perché bisogna mettere, come dire, un punto per il prossimo, immagino, no? Allora, anche nel noir alla fine ci deve essere il bene, perché alla fine il lettore deve essere confortato e rassicurato che il bene ha vinto, però l'equilibrio ritornerà al suo equilibrio, non sarà più l'equilibrio iniziale, però alla fine il bene deve trionfare. Bene, è un po' come la vita, dai. Esatto. Si spera che sia così sempre. Ci hanno raccontato un po' tutto, Manola, io certo. Direi di lasciarli andare, visto che hanno tanto, tanto da fare, non vorremmo. Esatto, e li ringraziamo, così abbiamo già il pretesto per invitarli qui un'altra volta con molto piacere. Quindi grazie a Corrado Antani e Ettore Mascetti, Quella cosa pericolosa chiamata amore, Golem Edizioni, e ci vediamo al terzo libro, al prossimo Chuck. Al prossimo Chuck. Molto volentieri, un grazie. Saluto a tutti. Grazie. Ciao, ciao. Noi facciamo una pausa musicale e ci troviamo qua tra poco. E questa era la nuova di Rovazzi con la mitica Orietta Berti, no? La discoteca italiana, un brano molto simpatico che ci accompagnerà per questa estate che ormai è già iniziata, insomma, e che ci porterà, insomma, spero in luoghi bellissimi e con un tempo, ecco, anche gradevole. Abbiamo avuto tanta pioggia, poi, insomma, comunque tanti dicono che questa estate sarà un po' altalenante, no? Beh, come, mi piacerebbe. Come meteo, però ecco, è anche meglio così, forse, sì. Non avere proprio quel sole caldo, quell'umidità, no, che caratterizza anche la nostra città, i nostri territori. Andiamo subito, allora ci siamo trovati a quel bellissimo evento che è stato Rovigo in Love, Manola. Esatto, lo raccontiamo velocemente, dai. Ci siamo divertiti tantissimo, poi abbiamo fatto i famosi 10 km, tu non eri proprio così convinto. Voi mi avete imbrogliato perché mi ha detto... Voi adesso, insomma, voi. C'era, io ho visto, c'era una mascotte di 4 anni in bicicletta che portava avanti tutti, quella altro che, voglio dire, grande, esatto, Giacomino. Esatto. Abbiamo avuto il nostro bel da fare, però bella iniziativa. C'erano i vigili del fuoco che hanno messo fuori, hanno esposto i loro veicoli, così pure anche la questura, sì, i mezzi, bello, della polizia. Siamo entrati una bella, in questura, una bella idea. Facciamo, ci hanno fatto entrare nel campo questura, da calcio, sì. Va bene, quindi anche questo fine settimana comunque è ricco di eventi. Sempre. Sia in città che nei dintorni. Volevo sottolineare, sì, ecco, che è stata presentata anche a Radio Colbe, no? Ricordiamo la mattina adesso con Thomas, sì, Paparella, la campanella di Paparella che è partito, io lo ascolto tutte le mattine. Ma più o meno tutti noi, sì. È un bellissimo programma, complimenti Thomas. Ecco, alle 8.05 del lunedì, alle 8.05, rassegna stampa e poi anche interviste, sì, interviste a personaggi del nostro territorio. E ha intervistato proprio l'altro giorno Cinema in Giro, cioè i ragazzi del Duomo che hanno questa iniziativa, ovvero il cinema che esce dal Cinema Duomo. E nuova rassegna estiva dedicata ai bambini, ecco, quindi si inizia venerdì 16 giugno con il film Ferdinand ai campetti del Cinema Duomo. Si parte alle 18.30 con l'animazione del Duomo, diciamo, poi ci sarà il picnic sull'erba, stand gastronomico, e poi ci sarà la proiezione, appunto, del film. Si continuerà martedì 20 giugno al quartiere San Pio X con Dragon Trainer, Il mondo nascosto, altro film per bellissimo, bambini. Anche per, questo, cioè, non l'ho visto. Dragon però... Trainer è bellissimo. Io piango ogni volta che lo vedo. Mi manca, ma sicuramente. Che poi ha fatto l'1, il 2 e il 3, tra l'altro. Di rivederlo. Guarda la roba, è bellissimo. Ecco, Spie sotto copertura, altro bellissimo film al quartiere San Bortolo martedì 4 luglio, e poi Tutti per Uma sabato 15 luglio, questa volta ad Adria, addirittura l'azienda agricola La Boccalina, in località Garzoni. E poi mercoledì 19 luglio Spirit il Ribelle a Rover di Cray in via Bellini al Pro Life Park, sì.
e Pets 2 martedì 25 luglio nel retro della chiesa di Borsea, ma avremo modo insomma di ricordare ancora questi appuntamenti. Sì, perché quest'anno vi accompagneremo quasi fino a metà luglio. Sì, esatto, salvo due settimane, ma insomma staremo in compagnia a fine luglio. Le famose vacanze esotiche di cui prima parlavi. Infatti. E stiamo andando verso la fase finale delle nostre due meravigliose mostre che ci sono qui a Rovigo, Renoir, l'alba di un nuovo classicismo che sarà al Palazzo Roverella fino al 25 giugno appunto di quest'anno, quindi ormai ci siamo, e la mostra su Virgilio Milani al Palazzo Roncale. Questo gli ultimi giorni della mostra, quindi il 24 di giugno alle 17, ci saranno quelle speciali visite guidate dedicate però questa volta agli adulti, e questa si intitolerà Renoir mio padre, e ci si chiede chi era veramente Pierre Auguste Renoir. Con un tratto ironico e delicato, il figlio e regista Jean ne rivela gesti, pensieri e quotidiani segreti. Quindi sarà una visita tematica con letture sceniche a cura di un attore professionista, 24 giugno alle ore 17. Altra bella mostra che è stata prorogata, perché sono andata a vederla ad Abano Terme, al museo Villa Bassi Ratgeb, è quella di Elliot Erwitt, che è prorogata anche quella fino al 25 giugno, che tra l'altro, ne parlavamo l'altra volta, Elliot è ancora vivente, vivo, sì. È un anziano signore, ma è ancora vivente, classe 1928, insomma, quindi ci sono parecchi fotografi insomma che sono un po' avanti con l'età, e vuol dire che la fotografia in qualche modo fa bene, insomma mantiene giovani. Fa bene, sì. E volevo ricordare questo appuntamento organizzato dall'Avis di Conca di Rame, 14esima edizione della poesia in musica, che si svolgerà sabato 17 giugno alle ore 21 nella chiesa parrocchiale di Conca di Rame, dedicata alla Beata Vergine del Rosario. Due parti: nella prima parte bambini, ragazzi e poeti adulti con tema libero, nella seconda parte poeti adulti che si concentrano sul tema la rinascita, speranze dopo la pandemia. Interventi musicali curati da Bruno Paganelli della Corale Parrocchiale di Conca di Rame. E sempre sabato 17 giugno alle ore 10 nella biblioteca Baccari di Lendinara la presentazione del volume edito dall'Associazione Culturale Minelliana Il Monastero e la Città, San Bartolomeo di Rovigo, vita religiosa, arte, cultura, economia. La giornata è organizzata insieme all'Abbazia di Santa Maria del Pilastrello di Lendinara, con il patrocinio dei comuni di Lendinara e Rovigo. Getta un ponte tra i due monasteri olivetani di Lendinara e di Rovigo. Ricordo due appuntamenti musicali: il Delta Blues, insomma, che ormai è un appuntamento che è immancabile. Toccherà tutto il Polesine, tutto il Delta, ma toccherà anche Rovigo a luglio, con alcune date che poi nel sito potete ovviamente trovare, perché sono inserite tutte. È già iniziato, ma questo weekend si va a Loreo con Geno e His Rocking Duets Fit Little Teal, mentre il sabato 17 ci sarà Max Alligator Lazzarin con la visita guidata al Museo Archeologico Nazionale di Adria. E la partenza, appunto, di solito lui fa questa cosa della partenza all'imbarco di Adria, quindi sale sulla motonave, esatto. E poi sabato 17 saranno ad Adria in piazza Cavour con Rossana Casale Quintet Johnny, appunto, con Rossana Casale voce, Emiliano Begni pianoforte e voce, Ermanno Dodaro contrabbasso, Francesco Gonzaga saxo soprano e Gino Cardamone chitarra. Quindi sarà tutta dedicata ad Adria Company. Ci saranno, vedo, anche le letture di Gianni Sparapanna con aneddoti in lingua veneta, un sacco di cose. Mentre sempre a musica, e lo racconto perché qui vicino, e sarebbe bello che ci fosse tutta Rovigo all'agriturismo Corte Carezza Bella, questo sabato ci sarà la notte delle chitarre in corte. Anche loro, questo è un evento che fanno già da qualche anno, e
saranno il 17 appunto giugno alle ore 19, sarà tutta una serata, insomma pomeriggio sera, dedicato appunto alla musica. Si chiama Live No Guide e aiutiamo la scuola di musica Gisarti di Faenza, quindi si va a dare una mano a quelle scuole di musica che sono state colpite dall'alluvione che toccato la Romagna. Ecco, poi parte Donne da palcoscenico, esatto, giunto alla nona edizione, avremo modo di parlarne anche in altra occasione più avanti. Fiabe, favole, fantasie, invenzioni per lo spirito, al chiostro dell'ex monastero olivetano torna dal 21 al 29 giugno la rassegna Donne da palcoscenico, organizzata da Minimi Teatri, dedicata quest'anno al tema, al tema del femminile nella fiaba. E appunto il programma, ecco, si può trovare sicuramente sul sito internet, sulla pagina Facebook, meglio, di Minimi Teatri. Ricordo che il CAI, come tutte le estati, ha una serie di escursioni meravigliose per tutte le età e per tutte le forze. Basta guardare sul sito www.cairovigo.it e trovate tutti i vari appuntamenti dell'estate. Ottimo, direi, ricordiamo il nostro numero di WhatsApp 351 807 2551. Mandateci un messaggio, diteci, ecco, se vi è piaciuta la nostra puntata, se vorreste che intervistassimo qualche personaggio in particolare, se avete qualche evento, qualche storia da raccontarci o anche un semplice saluto, insomma ci fa sicuramente piacere. Ascoltate... abbiamo in alternativa abbiamo in alternativa il nostro indirizzo mail radiocolberovigo@yahoo.it. vi ricordiamo che Radio Colbe è in diretta tutte le mattine con Thomas Paparella alle 8.05 del lunedì e il venerdì fra giugno e luglio, e da luglio poi io e Sonia cominceremo con le dirette alle 7 del mattino, quindi faremo una sorta di maratona dalle 7 fino alle 9.40. Questo appuntamento poi ricordo velocemente, giovedì 22 giugno, sere d'estate, aspettando il Grest e non solo, nel gruppo Noi di Lusia assieme all'amministrazione comunale, ecco, alle ore 21 di giovedì 22 giugno al giardino esterno del centro giovanile, cinema sotto le stelle anche qui con film di animazione Luca, bellissimo. Poi giovedì 29 giugno, sempre a Lusia, al giardino esterno del centro giovanile, alle ore 21, il film Peter Pan e Wendy. Ecco, mi era rimasto in coda questo appuntamento. Vi ringraziamo dell'ascolto, da Roberto Giannese, da Manola Borgato, un cordiale saluto, a risentirci. Ciao! Ciao. Ciao! Ciao.